due già non la riconoscono, per tutti gli altri invece che si avvicinano proprio per la prima volta a noi strani sostenitori del software libero, sono Paolo Silenzi, presidente del gruppo Linux di Fermo. Allora, vorrei cominciare ringraziando la provincia e il comune di Fermo per il patrocinio concessoci e per l'interesse con cui hanno aderito alla nostra iniziativa. Come tanti di voi sapranno, oggi in tutta Italia gruppi di Linux guidati da ILS festeggiano il software libero e con l'occasione ne promuovono la diffusione e l'espansione. A Fermo in particolare siamo arrivati alla 10ª edizione di Linux Day. Venendo quindi alla nostra piccola storia locale e facendo un po' di amarcord, ricordo che sono passati 11 anni da quando quattro persone si ritrovarono a Fermo desiderose di aprire nuove prospettive informatiche in una realtà che ne era sempre stata tagliata fuori e di creare uno spazio di confronto intorno all'uso e allo sviluppo dell'open source. Oggi si è fatta molta strada e il software libero non è più materia per soli specialisti, ma esistono distribuzioni semplici da installare, come ad esempio la Ubuntu GNU Linux. Inoltre nelle aziende pubbliche e private si è già largamente diffusa la suite dell'ufficio Open Office, che è ormai nota per essere un'alternativa valida all'omologo di Microsoft. A questo punto mi pare chiaro che non possiamo festeggiare Linux senza ricordare i suoi due papà, Richard Stallman e Linus Torvald. Allora, tra gli anni 70 e i primi anni 80 i produttori di computer smisero di distribuire codice sorgente, ossia una, per usare una metafora culinaria, una ricetta con la quale è stato scritto un programma, e per renderne possibile l'utilizzo sui computer prodotti dalle aziende concorrenti. Da quel momento iniziò quindi l'era delle licenze d'uso software. E nel 1980 poi la Xerox, che forniva la stampante al laboratorio di intelligenza artificiale al MIT, in cui lavorava il programmatore Stallman, non permise l'accesso al codice sorgente del software di gestione della stampante. E questa palese ingiustizia fu la scintilla di un grande cambiamento, e infatti fu lì che Stallman arrivò a comprendere finalmente quanto fosse necessario per l'utente intrattenere un rapporto libero con il software. Stallman infatti aveva capito che accedendo liberamente al codice del programma e studiando la struttura e il linguaggio, l'utente consapevole aveva la possibilità di lavorare sul programma stesso per perfezionarlo e renderlo più efficiente. Ma la chiave di volta del suo pensiero era nella facoltà da parte dell'utente di condividere con il mondo le migliorie operate e soprattutto la possibilità di rendere noto il percorso fatto per arrivare a quei risultati. Siamo quindi qui alle quattro libertà fondamentali concepite da Stallman, cioè libertà 0, quella di eseguire il programma per qualsiasi scopo, libertà 1, naturalmente inizia da 0 perché è un informatico, libertà 1 quella di studiare il programma e applicarlo, libertà 2 è quella di distribuirlo in modo tale da aiutare gli altri, la 3, ossia sarebbe la quarta nel nostro elenco, quella di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio. Questi sono sostanzialmente i principi su cui si basa il movimento Free Software Foundation, cui Stallman diede vita il 4 ottobre del 1985. Nell'ambito di questa fondazione si sviluppava quindi il progetto GNU, finalizzato alla creazione di un sistema operativo completamente libero. Come molti sapranno, il sistema operativo è formato da programmi accessori e da un kernel, il quale si occupa di fornire le risorse necessarie al loro funzionamento. E nel 91 Linus Torvald, era giovanissimo finlandese con la passione dell'informatica, aveva sviluppato un kernel, al quale aveva dato il nome Linux, in modo un po' forse autoreferenziale. Linux ebbe un immediato successo, tanto da suscitare su di sé da oltreoceano l'interesse di Richard Stallman, che lo integrò nel progetto GNU, diventando quindi un Linux. E vabbè, comunque non voglio annoiarvi con queste storie un po' arcaiche, preistoriche. Do subito la parola a Massimo. Ci parla del software libero della pubblica amministrazione. Sì, ho vinto. Data e le forme di business con l'open source.
Talk di oggi in realtà è un proseguo di una serie di talk che abbiamo fatto già dall'anno scorso con le licenze, parlando di licenze, e poi all'inizio di settembre una manifestazione a Campo d'Arco che si chiamava Sbilanciamoci, in cui abbiamo iniziato a parlare del software open source della pubblica amministrazione, perché quest'anno ci sono state delle grosse novità. La prima, a giugno di quest'anno, il decreto legge sviluppo, che ha portato grosse innovazioni all'articolo 68 del CAD. Il CAD è il codice dell'amministrazione digitale. L'articolo dice: le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parte di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato. Software sviluppato per conto della pubblica amministrazione, per l'utilizzo di software o parte di esso, sviluppato per sempre per conto della pubblica amministrazione, software libero o a codice sorgente aperto, combinazione delle due, ma la vera novità è l'ultima parte: solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilità di accedere a soluzioni open source già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. È un completo cambiamento rispetto alla situazione precedente. La valutazione di quel presente comma è effettuata secondo le modalità e criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che ha richiesto ai soggetti interessati, eccetera, eccetera. Quindi, questo governo tecnico, da governo tecnico per l'innovazione, ha fatto passi da gigante in questa direzione e ha permesso di portare tutte le competenze che prima erano di una serie di agenzie, queste ne sono solo alcune, il Dipartimento per la Digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CONSIP, per chi lavora nella scuola è l'ente che si occupa degli acquisti nella pubblica amministrazione, la GCOM, che è l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la DGPA, che è un altro ente importante per la digitalizzazione pubblica amministrazione, ha riunito, sempre con questo decreto, in un unico ente, diciamo, in un'unica agenzia, Agenzia per l'Italia Digitale, tutte queste competenze, tutte queste attribuzioni. Le competenze sono enormi, sono veramente infinite, perché vanno a prendere competenze che erano distribuite tra le varie agenzie, io ne leggo qualcuna. La nuova Agenzia per l'Italia Digitale contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante l'accelerazione della diffusione delle reti di nuova generazione, New Grid Generation, sarebbero quelle famose dorsali appenniniche che dovrebbero portare la fibra ottica in tutta Italia. Tra le varie competenze, ovviamente si intuisce gli interessi enormi che ci sono intorno a questa nuova agenda digitale per l'Italia. Sono interessi enormi, perché va a intaccare appunto grosse industrie, grossi centri di poteri, eccetera. Però devo dire che il governo sta procedendo molto molto speditamente. C'è da dire anche un'altra cosa, faccio una nota polemica: l'agenda digitale non è un progetto italiano, è un progetto europeo, nasce dall'Unione Europea che vuole spingere le telecomunicazioni in tutta Europa, è nato 4 anni fa. 4 anni fa l'Italia stava pensando ancora a costruire ponti e bunga bunga, quindi noi abbiamo completamente perso un sacco di tempo, mentre l'Europa già partecipa a progetti europei di questo tipo. Il governo, dicevo, pone nella sua agenda immediatamente questi obiettivi: azzeramento del digital divide di primo livello, sviluppo del commercio elettronico, digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, rafforzamento degli investimenti nel settore dell'ICT per agevolare il cloud computing e la diffusione della cultura dell'open data. Parlando di open data, siccome è l'ultimo termine di questi obiettivi che si sono posti, temo che sia anche
non un obiettivo primario. Invece gli open data sono gli strumenti fondamentali alla crescita, allo sviluppo e alla costruzione di tutte queste nuove tecnologie. La nuova agenzia, dicevo, per l'agenda digitale ha un sacco di problemi, tant'è che il direttore doveva essere nominato alla fine di luglio, è slittato a fine agosto, poi è slittato ancora al 30 di settembre, adesso è uscito il bando in cui hanno chiesto di partecipare 124 persone. Nell'idea era che potessero partecipare una decina di persone e non di più, perché il direttore deve essere compiacente a tutti gli stakeholder, cioè deve essere compiacente a tutti i portatori di interesse di questa agenzia. Gli interessi sono veramente enormi, si parla di qualche centinaio di milioni solo i primi 5 anni. La vera novità, infatti faccio un po' fatica a seguire tutte queste cose, è il decreto legge uscito firmato il 18 ottobre, decreto numero 179, l'hanno chiamato appunto decreto sviluppo 2.0 perché a seguito del primo che c'era stato a giugno, il 2.0 ultimamente fa tanto figo metterlo dappertutto, e sostanzialmente sono cominciate a uscire le norme, non le norme tecniche, ma le definizioni degli oggetti di cui si va a parlare. Quindi questo esprime chiaramente la volontà di questo governo di andare in questa direzione. Questo è ammirevole, devo dire. L'articolo più importante, sono decreti questi che vanno a incidere su tutta una serie di argomenti, dalla scuola, alla sanità, ai rapporti pubblica amministrazione cittadini. Quello che noi interessa nello specifico è l'articolo 9, che ha modificato sempre l'articolo 68 del CAD, sempre il codice dell'amministrazione digitale, e cominciano con le definizioni. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per formato di dati di tipo aperto un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi. Per dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permette l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, sono accessibili attraverso la tecnologia dell'informazione e della comunicazione, sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Quindi i principi generali che comunque qui vengono ribaditi sono che i dati devono essere disponibili e aperti. Aperti è un concetto che va molto di moda negli ultimi anni, vuol dire che se è un dato aperto, è disponibile e ce n'è libero accesso, deve essere fruibile con tutti i mezzi e con tutti i programmi. Questa è veramente un'altra novità. Quello che mi preoccupa invece sono i modi di fare, perché questi stanno cominciando a tirare fuori appunto le definizioni di quello che dovrà essere fatto prima che le norme tecniche. Io mi sono scaricato la bozza, ancora in bozza, di alcuni documenti che vanno a definire i formati dei file in cui dovranno essere fatti insomma questi documenti. Ve ne leggo alcuni, dopo io rischio di essere qualche volta un po' neurotico perché vedo un po' la furbizia in alcune cose, però leggiamo, leggo io, poi ve li potete scaricare, eh? Questo è il bello dell'open data, che i documenti sono accessibili, sono fruibili da tutti. La leggibilità di un documento informatico dipende dalla possibilità e dalla capacità di interpretare ed elaborare correttamente i dati binari che costituiscono il documento, secondo le regole stabilite dal formato con cui esso è rappresentato. Identificazione. L'associazione del documento informatico al suo formato può avvenire attraverso varie modalità, tra cui le più impiegate sono l'estensione. L'estensione sono quelle tre lettere che seguono il nome file, punto, estensione. L'esempio che portano loro, una serie di lettere dal nome, cioè ad esempio il nome del file punto DOCX, per esempio.
ma sono tutte così le definizioni, purtroppo. DOCX identifica un formato testo di proprietà della Microsoft. La distinzione nei formati può essere per tipologia, cioè per, secondo la funzione che deve avere questo file. Per esempio, testo documento, doc, html, pdf, puntini, puntini. Oppure un file per un foglio di calcolo, xls, puntini, puntini. Andiamo avanti. Io sono... Le immagini, tipo di immagini, GIF, JPEG, bitmap, TIFF, PS, SVG, non c'è PNG. PNG è un acronimo Portable Network Graphic, è un formato grafico simile per certi versi al tipo di compressione grafica al JPEG, in più c'ha la possibilità di avere la trasparenza, JPEG non l'ha, ma qui non è citata. Ce ne sono altri, vettoriale, DVG, DVG è un formato proprietario, ricordo che è dell'Autodesk, viene usato da tutti quanti per il disegno vettoriale, ma è un formato proprietario, eccetera. Vado avanti, perché criteri di scelta dei formati sono l'apertura, la sicurezza, la portabilità, la funzionalità, il supporto allo sviluppo, la diffusione, tutto bene. Poi, la scelta dei formati, cioè un'amministrazione, seguendo queste indicazioni, dovrebbe scegliere per la scelta dei formati idonei alla formazione e gestione dei documenti informatici sono da tenere in considerazione le caratteristiche indicate nei paragrafi precedenti. Non parla di nessun formato di tipo aperto. Poi c'è i formati indicati per la conservazione, cioè PDF, che va bene, il TIFF, JPEG, ancora manca PNG, poi c'è l'Office Open XML, sviluppato da Microsoft, derivato da XML, possibile presenza al codice maligno, sì. Poi c'è l'Open Document Format, va bene, sempre lo standard OASIS, quello di Open Office e di LibreOffice, c'è l'XML per fortuna. Questa è la bozza del documento che dovrebbe servire per le definizioni sui tipi di documenti che si dovrebbe usare nella pubblica amministrazione. Per fortuna le cose non vanno sempre così. Siccome finora appunto le amministrazioni per quanto riguarda la digitalizzazione, le telecomunicazioni sono andate sempre ognuna un po' per cavoli suoi, tant'è che dovevano sempre fare enormi conferenze di servizio per prendere qualsiasi decisione, si spera che con l'agenda digitale questo venga risolto, è stato sviluppato la IOBL, l'Italian Open Data License, sarebbe una licenza italiana per i documenti, anche questa è fatta la prima versione, la versione 2.0 questa. La prima versione era specificamente per documenti, la seconda si presta ad altro tipo di file. C'è il preambolo, le definizioni in cui chi è il licenziante, chi è il licenziatario, chi è insomma, il soggetto che lascia il file, eccetera. Sotto il licenziante è libero di riprodurre, distribuire al pubblico, concedere in occasione, presentare e dimostrare al pubblico, comunicare, mettere a disposizione, trasmettere e ritrasmettere in qualunque modo, eseguire e recitare, andiamo avanti, a condizione di indicare la fonte delle informazioni e il nome del licenziante, non utilizzare le informazioni in modo che suggerisca che abbiano carattere di ufficialità, eccetera, eccetera. Per chi conosce i principi della licenza del Creative Commons, questi sono termini abbastanza riconoscibili. È una buona licenza. Ci sono buoni esempi nella pubblica amministrazione e anche esempi pessimi. Per esempio, l'Istat. Faccio presente una cosa, se si riesce a vedere. Sull'indirizzo del sito, se c'è nome sito .gov.it, .gov vuol dire che è un sito istituzionale, comunque di un ente governativo,
mancando .gov è un altro ente. Nel caso dell'Istat è comunque non so se la situazione giuridica dell'Istat se è un ente statale oppure no, però sicuramente non fa parte degli enti governativi. L'Istat ultimamente rilascia i formati, i dati anzi, scusate, in un formato XLS. Prima li rilasciavi in CSV. La cosa piuttosto strana, poi io conosco un paio di persone che lavorano all'Istat regionale, li ho presi separatamente, gli ho fatto tutti e due perché, alla domanda perché adesso mi pubblicate in XLS, la risposta in entrambi i casi è perché, la faccio molto breve, perché tutti la capiscono. Capite il concetto? Non è vero che tutti la capiscono. Per poterla interpretare bisogna avere programmi proprietari. Comunque non è un formato riproducibile, devi comunque prendere una licenza. Poi l'altro formato è lo Shapefile. Lo Shapefile è un formato con cui si riesce a definire, soprattutto nei file di cartografia, tramite punti, linee, punti, polilinee e poligoni, si riesce a definire degli elementi geometrici. Per esempio, per definire un fiume io utilizzo una polilinea più o meno espressa e poi a questa polilinea io posso associare dei metadati in cui per esempio posso definire la portata di questo fiume, la sua larghezza, vari altri elementi che lo definiscono. È uno degli elementi fondamentali per fare la programmazione sul territorio. E infatti, per esempio, questa qui, l'RNDT.gov.it, quindi agenzia governativa, ha sviluppato in maniera autonoma un'applicazione software open di tipo open source, quindi libera e usabile, disponibile per tutte le amministrazioni, con la quale si possono caricare e scaricare tutti questi file, shapefile più database, per il riutilizzo. Questo è una novità perché le amministrazioni territoriali prima facevano, per l'amministrazione del territorio, utilizzavano ricerche fatte localmente e non trasmissibili poi ad altri enti, come se il comune di Fermo e il comune di Monturano, pur avendo tenne in mezzo, non riuscissero a comunicare i dati di ognuno. Quindi ogni comune, ogni amministrazione doveva pagare un professionista per farsi la sua analisi territoriale. E lo stesso la Regione Marche, se doveva fare un'analisi di questo tipo, non poteva ricorrere ai dati già presi, diciamo, dalle amministrazioni locali. Quindi, gli open data sono l'espressione di una società aperta, sono l'espressione di una libertà, sono l'espressione di una accessibilità alla documentazione. Quando parliamo di filosofia open, parliamo di un concetto nuovo, molto nuovo, che noi dobbiamo cominciare ad acquisire in un mondo che è sempre più piccolo. Non ci possiamo mettere in recinti, in enclosure. Bisogna avere la disponibilità verso le persone, verso gli altri, e a dare la possibilità di avere accesso a tutti i dati possibili. Ovviamente ci sono alcuni tipi di dati militari, eccetera, che resteranno sempre chiusi. Il concetto di open si sta talmente diffondendo. Io ho fatto ricerche su Google dando open nel logo, sono uscite non so quante pagine, fino all'anno scorso ne uscirono un paio. Chiaramente, a fianco al logo open source, sono usciti fuori una marea di pagine, di loghi, tutto open, perché la gente comincia ad acquisire il concetto, la parola, e insieme a una parola ovviamente il concetto legato a questa parola. Ed è molto importante. Per arrivare alla seconda parte, quando noi parliamo di open data, dobbiamo legare anche la possibilità per chi si occupa di informatica di ottenere un guadagno dai programmi open source o free software. Il concetto che è legato a questa novità bisogna farlo un po' introdurre nella mentalità comune della gente. E mi sono chiesto, ma perché
che per esempio non c'è questa difficoltà di penetrazione dell'open source, perché la gente continua a dire che con l'open source non si guadagna perché il programmatore non può vendere il programma, eccetera. Perché sostanzialmente il nostro concetto economico di commercio, vecchio da quando c'è la moneta, è legato al concetto di scambio commerciale, cioè io ti do un oggetto, tu me lo paghi con denaro. Quindi, se io ti do un oggetto e me lo paghi con denaro, se ti do un programma, ti devo dare un oggetto con il programma. Ci ho messo le immagini di un CD, perché il CD è una tecnologia che è nata negli anni 70, ma si è sviluppata, cioè il primo prodotto commerciale su un supporto del CD-ROM è stato un CD, delle canzoni, diciamo, degli ABBA. L'ABBA era un gruppo musicale svedese, a me non mi piace, invece ho messo Pink Floyd perché è una cosa diversa. Nel 1982, quindi è una tecnologia che ha 30 anni, quando è nata aveva un sacco di problemi legati al campionamento delle frequenze, eccetera, eccetera. Negli anni più o meno sono stati risolti. Quindi quando io compro qualcosa, un prodotto musicale multimediale, mi devono dare un oggetto per cui valga la pena spendere dei soldi. Questa qui è un micro SD, è un supporto di memoria. La grandezza in proporzione di un dito la vedete. E tra l'altro le fanno piccole, ma le potrebbero fare più piccole, poi in realtà c'è il problema ergonomico proprio di metterle, di riuscire ad utilizzarle con le mani. Se mi dessero come supporto per tutta la multimedialità questa cosa, io sarei disposto a pagarlo 30 euro, per esempio, un oggettino piccolo così, difficile farlo entrare nella mentalità delle persone, una cosa del genere. Io ho ritrovato un vecchio disco, da Peronzolo, che era già un prodotto multimediale, perché mi davano il libro, c'era la possibilità di colorare, di segnare, questo non lo ricordo, questo è un disco. E il disco, io l'ho aperto a casa di un amico un paio di anni fa, mi sono ricordato, era un album doppio, quando l'ho aperto c'erano le foto, i testi delle canzoni, era l'immersione quasi in un mondo immaginario che era quello del disco. Oggi se ti danno un CD-ROM, certo il contenuto, ci possono essere tutti elementi multimediali, però la fruizione diventa sempre difficile, cioè si fa fatica a spendere le soldi per un oggetto di cui non ne vedi la materialità. E quindi il concetto economico che sta cambiando è quello non più della vendita di un oggetto in cambio di soldi, ma della vendita di un qualcosa di un pochino più astratto, cioè per esempio sulla vendita del servizio legato all'oggetto. Questa è la filosofia e il modello di business che si sta facendo avanti soprattutto con l'utilizzo di programmi open source. Se io non posso più vendere il programma perché la licenza mi dice che io utilizzo le parti di codice, le posso modificare, cambiare come mi pare, ma poi la devo rilasciare con lo stesso tipo di licenza, posso però vendere, ed è giusto che si venda, tutti i servizi che sono collegati alla vendita, alla diffusione di questo software, anche perché bisogna capire che il free software o l'open source legato ai programmi non è gratis. Free in inglese non vuol dire gratis, vuol dire libero. Questo è un concetto che va chiarito sempre. E nel mondo si stanno facendo tutte una serie di eventi, di incontri, proprio per chiarire che ormai non si può più pretendere di pagare il software, ma piuttosto bisogna cominciare a spostare la forma di business verso i servizi accessori collegati. Allo SNAO che c'è stato la settimana scorsa, focus sul marketing, acquisti, eccetera, in realtà non so se siete riusciti a leggere le aree tematiche, quelle importanti su cui si sono incentrate tutte le discussioni, erano i sistemi gestionali integrati, i CRM, la gestione documentale con tutto quanto segue, perché la gestione documentale ha un costo, cioè un costo
oltre che di carta, ma anche un costo di spazio per mettere la carta, il mobile, il cloud computing, le gomme, se d'accordo, tablet e smart. Significa proprio che, pur essendo lo SMAV una vetrina per tutti i prodotti tecnologici, il punto del discorso si è già spostato verso i servizi accessori, perché sono quelli la fonte di business. E il modello di business, appunto, non è più l'EULA model, cioè l'End User License Agreement, l'accordo con l'utente finale per la licenza, che è quello di cui parlavo prima, è un vecchio sistema commerciale. Per carità, ancora funziona, però si comincia a far strada in un'altra cosa. Il metodo è quello FLOSS. FLOSS è un acronimo che sta per Free Libre Open Source Software. Free Libre perché appunto c'è sempre questa confusione col concetto free in inglese, che non vuol dire gratis, ma vuol dire libero. E i modelli sono più o meno quelli che ho trovato, sono appunto questi. Vendita di supporto, assistenza tecnica e consulenza. Vendita di supporto vuol dire, cioè, non vendere direttamente, ma creare società che vendano poi questi servizi, non la vendita diretta del programma. Può anche far vendere il programma se lo fornisce appunto di supporto su CD-ROM, ma il costo è sempre legato al costo del supporto, non al costo di produzione del programma. La vendita di hardware con software open source preinstallato sono gli smartphone, per esempio, o le macchinette per fare le biglietterie automatiche, o tutti i dispositivi automatici che sono in giro, l'80-90% probabilmente a software open source installato, anche se non viene visto. La sponsorizzazione, il cloud computing. Il cloud, appunto, è una serie di servizi, cioè viene inteso in questo caso come una serie di servizi esterni all'azienda che l'azienda può utilizzare. I classici esempi sono CRM, gli app e altri, dopo magari affronteremo un po' meglio. Il project model sarebbe magari, non so, se la ditta ha bisogno di una funzione specifica, la chiede al programmatore, però utilizzando prodotti open source. Perché? Perché il programmatore magari può, non so, di un programma con 10.000 righe ne può utilizzare 7.000, togliere la parte che non gli serve, integrarla con altre righe di codice, e quindi avere un prodotto con funzioni specifiche, ma non deve riscrivere tutto il programma intero. Quindi il committente, poi sarà un discorso commerciale, ma il committente avrà risparmiato il tempo del programmatore. La fondazione è un altro modo di fare business o comunque di potersi sostenere economicamente, e viene utilizzata dalle più grosse società, Python, Blender, Firefox, Gnome, Apache sarebbe da fare un discorso a parte, Ubuntu, Mandrina, Wikipedia, eccetera. La donazione, la classica donazione che si può fare, non so, quando magari su internet trovate un'application o un programmino particolarmente utile, vi chiede di pagare almeno un caffè, quella è una forma di donazione. La vendita di accessori, a proposito, io come tesoriere, noi ci sosteniamo grazie alle tessere dell'associazione, e giù in fondo ci sono anche le magliette, chi ne volesse approfittare, per così è passato. Un programmatore può anche vendere direttamente il suo prodotto, per esempio. Vendere significa sempre, filosofia open source, attenzione, dare, far conoscere l'esistenza di questo prodotto tramite vari canali di diffusione, e poi vendere l'assistenza per quel prodotto che ha creato, non la vendita del prodotto. Una cosa che invece è abbastanza criticabile, però devo dire che ultimamente è abbastanza diffusa, soprattutto per chi predilige programmi open source piuttosto che chi invece vuole evidenziare il software, è la commistione tra programmi che vengono licenziati con open source e all'interno vengono inseriti invece programmi con una licenza proprietaria. È un discorso un po' particolare, molto rischioso, forse più pragmatico, però
Io divento sempre più sostenitore, pur essendo una persona abbastanza pragmatica, divento sempre più sostenitore del free software, cioè del software che si rifà alle quattro libertà enunciate da Stallman. Ovviamente tutti questi modelli possono essere presi singolarmente oppure insieme uno con l'altro, dare predominanza a uno più piuttosto che a un altro, e via dicendo. Questi adesso seguono una serie di esempi di quanto ho detto. Per esempio, quest'estate la Susan Andriva si sono uniti insieme e hanno creato una fondazione. Guarda caso, si chiamerà Open Andriva. Questa qui. Open Parlamento è un'iniziativa in cui pubblicano tutti i documenti che vengono prodotti al Parlamento italiano e altre notizie accessorie. È diventato lo strumento per tutti i giornalisti d'Italia che parlano di politica. Se vedete una notizia in un qualsiasi giornale, probabilmente è partita da un documento letto su questo sito. Ormai lo utilizzano tutti. Open Municipio, simile nei principi a Open Parlamento, ovviamente si rivolge a entità territoriali. Questa è una piattaforma creata da alcuni ragazzi di Senigallia, che ho conosciuto, molto bravi tra l'altro. Fanno la stessa cosa, cioè vanno ai comuni e offrono questo servizio. Loro pubblicano tutti i dati prodotti dal comune. Il guadagno sta appunto in questo lavoro di redazione, cioè devono compilare tutti i documenti, metterli online, eccetera. La difficoltà che incontrano, mi hanno detto, che il comune, cioè gli amministratori, dovrebbero pagare una società che però questa società vuole pubblicare, nel principio, tutti i documenti. E trovano molte difficoltà queste. Un altro servizio per l'impresa che è molto di moda sono i CRM, Customer Relationship Management, cioè sono programmi che ti permettono la gestione di tutti i clienti in fase di post-produzione. È uno degli elementi più importanti per le grosse società, cioè la fidelizzazione del cliente, la ricerca dei suoi desideri, quindi profilare la produzione in base alle richieste, è una delle forme di business che vanno per la maggiore. Oppure sistemi ERP, Enterprise Resource Planning, sarebbero, questa non è una novità vera e propria, sarebbero programmi per la gestione di acquisti, produzione, magazzino, vendite, eccetera. Non è una novità come tipo di programma. È una novità come tipo di business, sempre sono programmi, ripeto, open source, quindi non si vende più il programma, si vende il servizio collegato alla gestione di questo programma, che va dall'installazione al funzionamento, ai corsi di formazione, eccetera, eccetera. Le licenze, questi sono alcuni di quelli più famosi, se guardate sotto licenza sono tutti in GPL o GPL3 o alcune che sono un po' particolari. Non provo, per esempio la Apache licenza, è una licenza molto particolare. Oltre al software c'è anche il prodotto open source hardware, sarebbe queste schede. La prima è Arduino, chi la conosce. Arduino è una scheda per il controllo dei dispositivi, è una scheda assolutamente programmabile, di cui è stata prodotta con licenza open source, e quindi il guadagno sta nell'assistenza, nella programmazione di questa scheda. Questa qui in basso a sinistra è Raspberry Pi, è un computer a tutti gli effetti, costa 35 euro, però ci si può installare il sistema operativo, ci si fa di tutto. Il terzo è una stampante tridimensionale, verrà presentato più tardi l'ultimo talk a Marco Ricci, che ne parlerà lui. Questi sono tre dispositivi hardware che rappresentano un concetto nuovo. Voglio chiudere, dato che abbiamo parlato di etica, di principi morali, leggendo
una licenza. Una licenza che è una delle licenze proprietarie più usate. Ve la voglio leggere perché non sono convinto che molti la conoscono. Ambito di validità. Il software non viene venduto, ma è concesso in licenza. Il presente contratto concede al licenziatario solo alcuni diritti di utilizzo del software. La società si riserva tutti gli altri diritti. Nel limite massimo consentito dalla legge applicabile, il licenziatario può utilizzare il software esclusivamente nei modi espressamente concessi nel presente contratto. Nel far ciò, il licenziatario dovrà attenersi a qualsiasi limitazione tecnica presente nel software che gli consenta di utilizzarlo solo in determinati modi. Il licenziatario non potrà aggirare le limitazioni tecniche presenti nel software, decodificare, decompilare o disassemblare il software, eseguire un numero di copie del software maggiore di quello specificato nel presente contratto o consentito dalla legge applicabile, nonostante questa limitazione. Pubblicare il software per consentirne la duplicazione da parte di altri, concedere il software a noleggio in locazione in prestito, trasferire il software col presente contratto a terze parti, oppure utilizzare il software per fornire hosting di servizi commerciali. Trasferimento ad altro dispositivo. Il licenziatario potrà disinstallare il software e installarlo in un altro dispositivo per utilizzarlo. Il licenziatario non potrà effettuare quanto sopra con l'intento di utilizzare la stessa licenza su più dispositivi. Utilizzo delle informazioni. Microsoft potrà utilizzare, ovviamente era la licenza, potrà utilizzare le informazioni relative al computer, le segnalazioni errori, le informazioni e i rapporti sui malware per migliorare il software e i servizi offerti. Microsoft potrà inoltre condividere tali informazioni con altri, ad esempio con i fornitori di hardware e software che potranno utilizzare tali informazioni per migliorare il loro funzionamento. In Italia questo non è vero. In Italia per poter utilizzare i propri dati ti devono chiedere un'autorizzazione e lo stesso ti devono chiedere un'autorizzazione per il trasferimento dei propri dati a terzi. Quindi sono licenze studiate per gli Stati Uniti e un po' adattate possibilmente per tutti i paesi. Servizi di supporto tecnico. Poiché il presente software viene fornito com'è, non è prevista la fornitura di servizi di supporto tecnico da parte di Microsoft. Qui due parole. Com'è in inglese viene tradotto as is, ed è una formula che nell'ordinamento giuridico americano statunitense è un po' particolare. Un oggetto venduto as is nel contratto vuole dire così com'è, la pigli e ti è vista, piaciuta, te la pigli, non c'è una forma di garanzia legata. Quindi loro l'hanno messo, esclusione garanzia. Il software viene concesso in licenza com'è. L'hanno messo e l'hanno ribadito. Ed è una cosa molto strana nei contratti, perché la licenza è una forma di contratto, perché su un contratto si scrive una cosa e poi le parti si impegnano a rispettarla. Loro l'hanno ribadito. Il licenziatario lo utilizza a proprio rischio. Microsoft non riconosce condizioni o garanzie espresse. Il presente contratto non modifica gli eventuali diritti riconosciuti al licenziatario in quanto consumatore della legge locale. Allora, perché se no... limitazione di responsabilità e esclusione di mezzi di tutela e danni, il licenziatario ha diritto a ottenere da Microsoft e dai suoi fornitori solo risarcimento per i danni diretti nel limite di $5. Tale limitazione si applica anche nel caso in cui Microsoft fosse informata o avrebbe dovuto essere informata della possibilità del verificarsi di tali danni. La limitazione all'esclusione di qui sopra potrebbe non essere applicabile al licenziatario in quanto l'esclusione o la limitazione di danni incidentali conseguenziali di altro tipo potrebbe non essere consentita nel paese di residenza del licenziatario. Questa è la licenza Microsoft Windows 7. Ho finito.